Presidente, la nocerina, che non è la prima volta in questo campionato che arriva all'ultimo respiro per regalare una gioia ai suoi tifosi. Forse oggi meritavamo qualcosa di più rispetto a Messina, abbiamo preso un punto che alla fine va anche Sicuramente ci fa soffrire, fino all'ultimo ci fa venire il batticuore, però l'importante è che alla fine raggiungiamo gli obiettivi, che ci siamo prefissati. Chiaramente, questa era una partita che, sfortunatamente si era messa male, però, i ragazzi hanno dimostrato di, voler portare a casa un risultato positivo e quindi hanno combattuto fino all'ultimo minuto. E fortunatamente ci siamo meritato questo pareggio segnando quel bellissimo gol. Mister, il risultato più importante, speriamo che lo riesca a portare a lei, portando la Nocerina a giocare almeno fino a fine campionato qui a San Francisco. Ci sono novità in merito. Noi abbiamo fatto una riunione al comune dove ci hanno assicurato che fino al 31 di marzo, riusciremo a giocare, qui a San Quindi Francesco. resta fuori Bari e qualche altro. Ho chiesto anche per la partita del bar, eventualmente di giocare in casa, giusto per, ecco, ci tengo che, una partita così importante venga giocata nel nostro stadio, anche per i colori della Nocerina e anche per la città di Nocera Inferiore. Ha pensato già un'alternativa dopo il 31 poi per le ultime partite? Per la verità io sono molto fiducioso e positivo, mi auguro che, dopo il 31, siccome dopo il 31 il problema è per il manto erboso, però, la ditta che dovrebbe fare i lavori al manto erboso, io chiederò, se è possibile, farci giocare le ultime due o tre partite e poi, chiaramente fare in modo che, loro inizino i lavori dopo queste due o tre partite. Ci hanno anche garantito e assicurato che per quanto riguarda i lavori, degli spogliatoi, della tribuna e dei distinti, saranno fatte a scomparte, per cui avremo la possibilità di giocare, sicuramente qui al San Francesco. Presidente, aveva accennato conversando qualche giorno fa con un collega d'amico che disse il Presidente di fare una conferenza nei prossimi giorni la chiusura di tutte le vertenze con esito positivo. Così. È così, noi già per il 20 di dicembre dell'anno scorso, noi avevamo chiuso completamente tutte le vertenze con i giocatori della passata stagione calcistica. Non ho fatto la conferenza stampa per quanto riguarda questo problema, perché la intendo fare in seguito anche per fare un resoconto di tutto quello che ho fatto in questo ultimo periodo. Però posso garantire e assicurare che per quanto riguarda il problema delle vertenze è stato completamente risolto già prima della fine dell'anno scorso. Il futuro, salvezza, quello è l'obiettivo minimo. Allora, l'obiettivo che mi ero posto, assumendo la presidenza di questa prestigiosa società, era quello di salvare la Nocerina da un probabile fallimento. Il primo obiettivo è stato raggiunto e quindi sono in grossa tranquillità per quanto riguarda questo problema. Il secondo obiettivo è quello di portare la Nocerina alla salvezza e, visto anche la classifica, penso che questo obiettivo non sarà difficile raggiungerlo. Ho anche in programma, sono sincero, di portare la Nocerina in una categoria che gli è più consona, visto la storia della Nocerina Calcio di Nocera Inferiore. A proposito di che adesione ha avuto durante questi mesi dall'imprenditoria Nocerina? Che mano ha avuto e fino a che punto è stato anche un invece spostare il Presidente del Presidente? Allora, questo per la verità è stato un punto dolente, è un punto dolente, di tutta la questione. Io devo dire con estrema sincerità e chiarezza che purtroppo non ho avuto una grossa mano dagli imprenditori di Nocera. In parte li posso anche capire perché c'era una situazione molto drammatica, sia economicamente, per cui forse non avevano fiducia in me o che i problemi si risolvessero. Però oggi io posso dire agli imprenditori sani di Nocera che la Nocerina è completamente
sanate economicamente, per cui possono stare tranquilli che se vogliono partecipare con sponsor, con un avvicinamento alla società, loro ben vengono, perché per portare avanti un campionato e fare un programma di non solo di salvezza ma anche per un futuro migliore della Nocerina, sicuramente io ho bisogno anche della collaborazione degli imprenditori di Nocera Inferiore.